Sì, mi prende assolutamente. Questo qui di Bruno. Ecco, siamo in questo momento all'interno del Museo della Setta di Garlate, ospiti dell'amministrazione comunale, e in questa mostra allestita tra un gruppo di en plein air, come si dice per fare anche un po' scena, e partirei a illustrare un attimo questo evento con Donato Frisia, che è il più grande di noi. Il gruppo è composto da 6 pittori, e qui abbiamo Donato Frisia con una visione del lago di Sartirana, il famoso lago che è diventato oramai un'oasi di protezione e che per noi è un po' il fulcro del nostro allenamento pittorico. Poi possiamo andare oltre e ritornare poi in chiusura sui quadri di Donato Frisia e partire col primo in ordine alfabetico, il Bruno Cogliatti, che invece lui si diletta o comunque si allena, se vogliamo, nella sua Montevecchia, nel Parco del Curone. Qui abbiamo delle immagini dei vari periodi dell'anno, ma sostanzialmente sono tutte invernali in questa occasione. È un pittore che vede il paesaggio un po' a modo suo. Io non voglio entrare nel merito della critica artistica, ma della tecnica. Per quanto riguarda la tecnica, è un artista che soffre proprio di precisione tecnica. L'artista che a me piace molto, abbiamo fatto una vita assieme e non finisce mai di stupirmi. Poi proseguiamo invece con la Donata Buonanomi, che è molto legata alle cose di una volta della vita d'infanzia o comunque della nostra vita agricola, di quando siamo nati, e quindi propone in questo momento il furmentum, come diciamo noi, il grano turco, no? Che è stato sostentamento nella nostra prima infanzia e poco dopo. E poi dopo vediamo più avanti invece degli scorci nella palude di Brivio, nel lago di Sartirano, ovunque si trovano le ninfee e i girasoli, che sono un po' il simbolo non di sostentamento del nostro territorio, ma di allestimento di quello che era la parte rurale del nostro vivere nel scorrere di vita. Poi dopo ci sono io, Massironi, che ho presentato un'opera della Provenza, la Lavanda, un'opera della la Normandia, uno scorcio delle maree di Normandia, un canneto di Brivio, canneto della palude di Brivio, anch'essa oramai diventata con la 394 un'oasi di protezione ambientale, e dei girasoli. Questo è per far capire che comunque tutti siamo ancorati al nostro territorio. Passando sull'altro lato troviamo il pittore Galbussera invece che si allena o comunque si diverte, soffre col lago di Annone. Lui si trova nella parte lacuale della nostra Brianza, la parte alta, quindi qui vediamo degli scorci del lago di Annone che in varie fasi dell'anno, delle stagioni diverse, vengono rappresentate con un modo di dipingere piuttosto più chiarista rispetto agli altri. Questo è il mio modesto parere. Proseguendo poi nella parte finale della mostra troviamo invece la Sonia Rivetta, che diciamo è un po' l'acquisto della compagnia, è arrivata più tardi, però si è cimentata anch'essa con le zone importanti della nostra zona, il lago di Sartirana, le maree di Normandia, l'isola dei Conigli a Malta, e quindi ha fatto tutta un'esperienza ampia sui vari territori, varie nazioni, eccetera. Abbiamo anche uno squarcio della chiesa del Sacro Sangue di San Pietroburgo, no? Un'opera secondo me realizzata ingegnosamente, perché è riuscita con la sintesi a collocare tutta la parte architettonica in maniera molto poetica. Poi, detto questo, passati tutti, ritornerei su Frisia, perché per quanto ci riguarda, devo dire, è un po' il nostro padre putativo, se vogliamo, no? E quindi chiuderei con un altro scorcio di Sartirana,
per concludere così la, come si può dire, la spiegazione su questa mostra, che è nata perché c'era una voglia, dopo questi 2 anni di pandemia, c'era una voglia di ricominciare.